Umberto Bossi si è dimesso da segretario della Lega Nord e la scelta viene definita irrevocabile. Resterà presidente del partito, a guidare il carroccio sarà fino al prossimo congresso un triunvirato composto da Maroni, Calderoli e Manuela Dall'Ago. Il Consiglio federale della Lega ha nominato Stefano Stefani nuovo amministratore del partito. Negli atti dell'inchiesta e delle intercettazioni delle telefonate si parla anche di bar acquistati a Milano con i fondi della Lega Nord. Inoltre si parla di fondi in nero dalle casse della Lega per le spese della famiglia Bossi e di pressioni per bloccare un'indagine su Renzo Bossi. Incredulità tra i sostenitori di Bossi schierati con striscioni e bandiere fuori dalla sede di Via Belleri. Un gruppo di militanti ha issato uno striscione di circa 30 metri con la scritta «Bossi, la Lega sei tu!». Lacrime a Radio Padania e qualche urlo rivolto a Maroni definito buffone dai sostenitori del Senatur. Bisogna cambiare Milano perché adesso è uguale a quando c'era la Moratti, lo ha detto oggi Adriano Celentano in un happening a Palazzo Reale. Il molleggiato ha detto che bisognerà chiedere all'assessore Boeri qualche nuova idea. Il Consiglio regionale lombardo ha approvato la legge sullo sviluppo, un tentativo di introduzione di maggior dinamismo e flessibilità nel mercato del lavoro. Ha approvato anche l'articolo sull'assunzione diretta degli insegnanti da parte degli istituti scolastici. Critiche dal centro-sinistra. Giallo a Milano, un farmacista 62enne è in coma per aver assunto del cianuro. L'uomo si è accasciato davanti ai suoi dipendenti dopo aver bevuto un aperitivo nel bar accanto alla farmacia. Aperta ogni ipotesi, in questura si fa presente che al momento non è nemmeno certo se l'avvelenamento sia doloso o accidentale. Armati di accetta hanno rapinato due prostitute per un bottino complessivo di 300 euro e due cellulari. Un egiziano di 23 anni e un marocchino di 32, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia la scorsa notte in una via tra Ripamonti e via Virgilio Ferrari a Milano anche per la detenzione di 50 grammi di hashish. Ha tentato di rubare un furgone della polizia locale ma è rimasto imprigionato all'interno e si è visto costretto a chiamare lui stesso il 113 per farsi liberare. È successo ieri notte a Treviglio, in provincia di Bergamo. Protagonista della vicenda un pregiudicato di 44 anni residente nella zona.